Dov'è il tuo cuore? Ma perché ti affanni ad accumulare ricchezze? Perché confidi nel mondo materialista? Molti rincorrono il successo, la fama, la gloria, l'approvazione del mondo, una carriera di successo, cose che ti appagano, che ti fanno sentire importante agli occhi dell'uomo, ma alla lunga ti consumano e ti portano spesso alla rovina, poiché il mondo, prima o dopo, ti chiederà il conto. A che giova quindi se l'uomo guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua, come è scritto Marco 8, 36-37? Siamo nel mondo, ma non dobbiamo farci idolo di tutto ciò che è nel mondo. Dobbiamo stare attenti, poiché se ci lasciamo sedurre dal mondo, dalle sue passioni e da tutto quello che è in esso, non saremo benedetti dal nostro Padre Celeste. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Le benedizioni del Signore non sono per questo mondo, poiché in questo mondo siamo solo di passaggio. Se rimaniamo fedeli a Dio, Egli ci ricompenserà abbondantemente ed avremo la vita eterna. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più.